cari ascoltatori di Eco della Rete, non potete immaginare che abbiamo incontrato questa sera un madagascaregno Frusinate, Mauro Don Francesco. Malgascio. Che non dirà sicuramente nulla alle giovani generazioni, ma che è un personaggio della Frosinone degli anni 70. Mauro, adesso tu stai in Madagascar. E allora cosa ci sai dire? Cosa ci puoi dire di questo, paese, insomma, del Madagascar? Ma secondo me è uno degli ultimi paradisi rimasti, fino a quando si conserva tale. Lo sai che i cinesi si sono comprati circa un quarto del Madagascar, no? Strappato il contratto, rimandato in Cina. Ah, non è più valido quel contratto? No, perché l'anno scorso sono stati gli scontri con il nuovo, con il presidente che è l'emulo di Berlusconi, il miliardario dell'isola, che ha fatto delle storie alla Berlusconi, quindi ha venduto un quarto di Madagascar ai coreani. Ai cinesi, cinesi. Coreani. Si è comprato l'aereo di Bush, il, come si chiama, Force One. Ah, l'Air Force One. Perché adesso ce ne sta un altro, no? Quello là vecchio, lui se l'ha comprato, non so, 30 milioni di dollari, qualcosa del genere. La gente si è chiaramente inalberata e non fa, sono molto diversi da... Ma quindi c'è un sistema, diciamo, democratico in... Repubblica presidenziale, come la Francia. È un'ex colonia francese, quindi c'ha legislazione più o meno francese, la Camera, il Senato come in Francia, il Presidente... Ma le elezioni sono vere o sono... La lingua ufficiale è? Malgascio. Il malgascio. Cioè, però parlano tutti francese. Quindi, diciamo, ci si può far capire. Sì, sì. E la vita, tu abiti dove? Nella capitale? No, io abito a Majanga, che è a 600 km dalla capitale, sul mare. Una città di quanti abitanti? Ma non li ho mai contati, sinceramente. Vabbè. Su per giù? Meno, sì. Boh, sarà roba di 300.000 abitanti. 300.000 abitanti? Beh, è una grande città, più o meno come Bologna, quindi. Più o meno. Ma sai, non si riesce bene a capire perché... Perché tu, insomma, abitavi città, a Bologna prima di andare in Madagascar. La città è carina, è più o meno come Bologna. Poi ci stanno delle periferie sconfinate, lì non riesce a capire esattamente fin dove arriva la città, quindi credo che sia come superficie come Bologna. Ma è la vita, diciamo, è dignitosa per gli abitanti oppure è una vita molto disagiata, molto difficile? Il Madagascar è l'unico paese che non ha problemi alimentari, mangiano tutti, poi in città di mare c'è anche tanta pesca, c'hanno l'allevamento. L'ambiente è ancora pulito? Molto. L'ambiente è pulito, ci sono poche fabbriche, anzi quelli che c'erano del presidente l'hanno requisita e adesso non funzionano neanche più. Ma quindi c'è stato un grande cambiamento politico dopo questa vicenda del presidente? Il presidente è stato deposto o ha perso le elezioni? No, sono arrivati i militari. Quindi c'è stato un colpo di Stato? Ma un colpo di Stato concordato con il capo della rivolta. Il nuovo presidente è un giovane di 30 anni. Che ha guidato la rivolta, e i militari, dopo che hanno fatto uscire il presidente dal palazzo presidenziale, dopo 2 ore gli hanno dato il potere di investitura. Adesso il 20 marzo ci dovrebbero essere nuove elezioni. E il vecchio presidente parteciperà? Lui adesso in Sudafrica, diciamo, partecipa nel senso che c'è un suo delfino del suo movimento che parteciperà alle elezioni. Come si chiama il nuovo candidato presidente? Il nuovo... Questo qua, questo presidente candidato della transizione? Sì. È Andry Rajoelina. Mentre invece il vecchio presidente? Ravalomanana. E hai detto che assomiglia a Berlusconi nel senso che possiede anche dei media televisivi? Tutti. Supermercati, ma gliel'hanno distrutti tutti, saccheggiati, distrutti tutti. Televisioni, radio, giornali. Lo stesso. Sì, è così.
Ma e fammi capire, il blocco sociale che sosteneva il vecchio presidente, che fa, subisce senza reagire oppure si sta riorganizzando? Ma ha cercato di reagire, robe del genere, però è controllato. Adesso sta facendo politica per cercare di far rivincere nuovamente il movimento di Cavolo Manana. Però secondo me non ce la fa. Quindi vincerà le elezioni di nuovo, il presidente di transizione dovrebbe vincere le elezioni. Sì. Poi si sono messi altri due, si sono... sarà, il gioco sarà tra quattro pretendenti. Ma praticamente... E ci sono interferenze di potenze straniere, secondo te, nella politica malgascia? Fino a prima, cioè, il discorso era Cavolo Manana, i primi quattro anni ha governato abbastanza bene perché stava comunque tranquillo. E il Madagascar non ha mai subito appunto dagli americani, perché gli americani quando c'era Bush mandarono, come si chiama la tipa che c'era, la mulatta? Condoleezza. Quella è andata lì. Ha cominciato a fare improvvisamente tante promesse sulle strade, per esempio. Ci stanno, credo, 4.000 chilometri di strade asfaltate, però ce ne stanno 7.000 di strade a pista. No? Allora gli ha detto, io ti asfalto tutto quanto di qua e di là, di giù e di su, e questo qua diceva, bene, di qua e di là. Però poi gli ha detto, ma che vuoi in cambio? Dice, ma vorremmo una base militare, perché sai, Madagascar è un punto strategico. E allora questo qui, che è malgascio comunque, gli ha detto, cioè, malgasci non puoi chiedergli la terra, perché loro hanno una fierezza per queste cose qui, e quindi l'ha rimandata a casa scornata. Quindi fino a pochi anni fa gli americani, i francesi, eccetera, non c'erano molta voce in capitolo. Ma quindi fammi capire, questa vendita ai coreani o ai cinesi del 25% delle terre malgasci è stato un fatto molto sentito, che molto ha sentito, suscitato, cioè, grande casino è stato là. E quindi, quindi è stato proprio questo fatto che ha sollevato la popolazione contro il vecchio presidente. Sì, perché okay. Nel secondo mandato, l'avevano rieletto al secondo mandato, questo dopo il primo anno ha cominciato a farsi storie qua in presenza. Oh, e i malgasci sono una popolazione autoctona o meticcia, diciamo? Sono neri, come che... Di che colore mulatti. Sono mulatti? E sono proprio autoctoni? No, oppure... ci stanno 18 tribù originarie che si sono unite nel passato con delle migrazioni che sono arrivate dall'Indonesia, Malesia, India, Cina... E quindi ci stanno, si sono unite con queste razze qua, queste tribù, e quindi hanno dato vita a delle... Ad una razza. Ma anche i bianchi ci stanno, molti bianchi? I francesi purtroppo. Ma sono tanti, sono tanti o pochi? Invece saranno 2-3 milioni. Vabbè, insomma, una bella popolazione complessiva di? 22 milioni.